Ciao a tutti amici dall'Animo e dal Pollice Verde, sono Chiara e vi do il benvenuto qui sul canale YouTube di Verdi e Contenti. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati di tutte le attività e i contenuti che andremo a caricare. Oggi sono in un posto magico, altre volte ve ne ho parlato, sono qui a Lanuvio in via del Sambuco, esattamente al vivaio Le Muse. E sono in compagnia di un grandissimo amico del cuore, nonché grande esperto, Luca Recchiuti, che è il titolare di questo vivaio, che è specializzato in piante tropicali. Sapete come ci tengo particolarmente alla promozione dei vivaisti specializzati. Questo perché sono proprio una categoria particolare che si colloca nel mondo del green, sono dei vivai che si occupano in generale di una particolare produzione e coltivazione di determinate categorie botaniche. Nello specifico sono venuta a trovare Luca, oltre che per vedere la sua bellissima serra e vi consiglio di venirlo a trovare, per parlare con lui di queste. So che le avrete sicuramente riconosciute e in fiore sono forse anche più belle di così. Beh, sì, c'è da dire questo. Parliamo delle plumerie e soprattutto siamo in primavera, parliamo del momento delicato in cui riprendono la loro vegetazione. Luca, illuminaci. Allora, questo è l'aspetto che dovrebbero avere le plumerie, le vostre anche se ne avete a casa, all'uscita dalla stasi vegetativa. La stasi vegetativa che cos'è? È il periodo in cui la plumeria va a riposo nel periodo invernale. Il nostro periodo invernale corrisponde al loro periodo di siccità, cioè nel paese da cui provengono ci sono dei periodi in cui non piove. Quindi naturalmente per proteggere la pianta perde le foglie, perché le foglie chiaramente traspirano molta acqua e allora non essendoci disponibilità d'acqua lei per proteggersi le fa cadere naturalmente. Questo periodo che per loro è quello della scarsità d'acqua nel periodo siccitoso corrisponde più o meno al nostro periodo invernale. Quindi noi come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo dalla fine dell'estate cominciare a ridurre man mano le innaffiature fino a quasi stopparle soltanto una volta al mese, cercando di monitorare la situazione, tastando il tronco, vedendo se rimane turgido e magari dare un goccio d'acqua ogni tanto. Quindi invece all'uscita dalla stasi vegetativa che cosa dobbiamo fare? Dici. Allora, intanto alcune avranno perso tutte le foglie, ma se le hanno mantenute non ci dobbiamo preoccupare, perché dipende anche geneticamente se la pianta è più propensa a perdere completamente tutte le foglie oppure no. Quindi se ne mantiene qualcuna non fa niente, assolutamente. Dobbiamo sempre fare attenzione all'acqua, anche in questo periodo, anzi soprattutto in questo periodo. L'aspetto generale che dovrebbero essere è questo, che dovrebbe avere è questo, e dal punto di vista radicale le radici dovrebbero avere questo aspetto qui, cioè avere un colore biancastro, quindi noi possiamo dire che la pianta sta in salute, completamente in salute. Continuiamo a bagnare poco, con regolarità ma poco, quindi assolutamente aspettiamo che tra un'innaffiatura e l'altra il pane di terra si secchi completamente. Questo è anche il periodo in cui alcune, quelle più precoci, cominciano a manifestare la volontà di fiorire. Ad esempio questa qui, adesso vediamo se riusciamo, su questo bottoncino che c'ha al centro dell'apice vegetativo sta tirando fuori uno scapo fiorale. Quindi possiamo già dire, non è detto che la nostra plumeria, se in questa fase non ha dimostrato la volontà facendo questo scavo, non fiorirà. Può darsi che lo tirerà fuori più avanti, magari verso maggio-giugno, e quindi fiorirà a agosto piuttosto che a luglio. Perfetto. Quindi questo è l'aspetto più o meno, questo è un momento molto delicato in cui possiamo anche cominciare a dare un po' di concime, ma molto poco, per dargli un po' uno sprint nella produzione di nuove foglie. Ovviamente cominciamo anche a mantenerla in un posto un più illuminato. Se l'abbiamo messa in un posto invernale un po' più in ombra, un po' più al buio, perché perdendo le foglie non succede niente nel periodo invernale, da adesso è meglio cominciare a rimetterla di nuovo
in luce, diciamo, in una zona luminosa, sì. Però aspettiamo a tirarla fuori. Assolutamente sì, adesso è ancora precoce perché la notte continua a scendere la temperatura in un range che a lei non piace, quindi dato che il periodo è molto delicato, è un periodo in cui lei sta tirando fuori delle foglie molto tenere, aspettiamo che almeno abbia già vegetato, non dico abbondantemente, ma che insomma un po' di foglie le abbia fatte, e aspettiamo almeno metà fine aprile per poter stare tranquilli e poterla lasciare all'esterno senza problemi. Ok, io ho una domanda personale, ma so che interesserà anche a voi. Quando la devo travasare? Allora, quando va travasata? Non in questo momento. Adesso. Non in questo momento, perché dobbiamo aspettare intanto che riprenda a vegetare, che quindi stia in movimento. È una pianta subtropicale, in questo momento sta ancora pensando a cosa fare. Quindi... Siamo a marzo. Esatto, siamo ancora a marzo e quindi conviene farlo verso maggio-giugno. Okay. Sembrerà strano perché in genere le piante si dice che non si travasano quando stanno per fiorire o sono fiorite, ma in realtà la plumeria non ha alcun problema. Ok, perfetto. A questo punto abbiamo tutti i consigli. Se avete altre domande in merito alle plumerie o in merito alle piante tropicali, io vi invito a contattare il Vivaio Le Muse sui loro canali social o sul loro sito internet, o anche lasciando un commento sotto questo video. Se inoltre il video vi è tornato utile e vi è piaciuto, lasciate il vostro like e condividetelo con altri amici green, perché il bello del giardinaggio è una conoscenza condivisa, si cresce insieme. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.